Bergamaschina e tenuta bianca, Fiorentina in completo. Applaudi, applaudi. Una volta non l'ha più filmata laterale. Anche la Montalbo si inchina alla riscossa verde-azzurra. I ragazzi di Coccone non fanno sconti alla squadra siniscolese, piegata dalle reti di Arbau, Capello e Gino Fadda. 15 punti nelle ultime 6 giornate, con 5 vittorie e una sconfitta. Una media da promozione che ha proiettato i giovani di Coccone dall'ultimo al quinto posto. I ballonesi di Pedio non hanno demeritato, impegnando severamente De Idda e cogliendo anche due legni. Lorani manda in campo De Idda, Francesco Rocca, Zidda, Fichi, Mazzoni, Gino Fadda, Secchi, Capello, Carta, Arbau e Pira. Michele Fadda, Marco Brundo e Piredda entrano a partita in corso. La Montalbo schiera Pau, Angiuli, Salvatore Carta, Mura, Magrini, Canu, Conteddu, Deiana, Camminante, Roberto Manca e Mirko Carta. Entrano anche Ruyu Masaiu. Arbitro, Loidio Di Stano. Lorani, maglia azzurra, calzoncini verdi. La Montalbo con la casacca bianco-celeste. Prima azione degna di nota nasce da una giocata di Mazzoni che smarca Arbau. Il bomber di Macomer colpisce male, la palla esce sul fondo. Su fallo laterale di Capello l'ex Olbia si riscatta e dopo aver controllato la palla infila Pau con un sinistro velenoso. 1-0 e non a rete stagionale per Arbau che va a raccogliere i complimenti della panchina verde-azzurra. Lorani gioca bene al termine di un fraseggio condotto sull'asse Mazzoni-Pira, per poco non arriva il secondo gol. Sulla sinistra Carta scodella un pallone in aria, Arbau controlla e calcia al volo, palla a lato non di molto. La Montalbo potrebbe pareggiare su punizione a 2, tira Roberto Manca, Dida respinge, sulla palla si avventa Mirko Carta, il giocatore sulla linea corregge in rete, l'arbitro annulla per fuorigioco. Lorani raddoppia poco più tardi, Gino Fadda affonda sulla sinistra e serve un assist invitante. Capello non ci pensa due volte e scaraventa alle spalle di Pau. 2-0 è prima gioia stagionale per il giovane ex nuorese, festeggiato da tutti i compagni. Primo gol di Alessandro. In contropiede potrebbe arrivare la terza, lancio di Secchi per Arbau, che elude la tattica del fuorigioco ma non riesce a superare il portiere siniscolese. Deiana conquista palla a centrocampo e lancia Manca, che si presenta solo davanti a De Idda. L'ex guardiano del Forni abbassa la saracinesca. Nel secondo tempo la Montalbo avanza il baricentro, i padroni di casa sono costretti a difendersi. Punizione al giro di Manca, il palo interno nega la gioia del gol alla Montalbo. Ballonesi non demordono e provano anche con manovre di aggiramento, ma De Idda è sempre attento. Sul ribaltamento di fronte, il solito Manca vince il duello in velocità con Zidda e calcia in corsa. Niente da fare. Sul lungo lancio dalla retrovia, la palla buona capita anche a Mura, che tira a botta sicura. Decisivo il salvataggio di Zidda. Sul successivo corner, ancora Mura di testa, manda sul fondo da ottima posizione. Deiana, già munito, commette un brutto fallo sul neoentrato Michele Fadda. Secondo giallo e doccia anticipata per il giocatore, apparso troppo nervoso anche con il proprio tecnico. Nella parte finale i verdazzurri tentano di alleggerire la pressione con una giocata di Michele Fadda, ma il tiro si alza sopra la traversa. Il 3-0 però arriva poco dopo, sul lancio di Secchi, Gino Fadda si presenta tu per tu con Pau e mette la parola fine all'incontro. 3-0 e palla al centro. Sì, bella. Per la Montalbo neanche la consolazione del gol della bandiera, quando la traversa respinge un altro calcio di punizione. Al triplice fischio finale fanno feste i sostenitori oranesi. Traversa è due. Ne siamo nella che. Che Dio vi dite la chiata.